Questa ranked è sta... No, non ve lo dico neanche. Ve lo dico a ogni video, quindi non ve lo dico. Lascio a voi il commento, io parlerò ogni tanto. Ma questa ranked... Io non capisco se sono... E quando uso Cho'Gath la partita si trasforma in lenta e agognosa. Lenta e dolorosa. In... Madonna, questa ranked è stata terribile. Ok, la prima cosa che notiamo è che c'è stato un face check da parte di Sivir. E che oltretutto, vediamo se riuscite a notare. Cosa notate? Vediamo, io clicco su Sivir e notate 62 AD, biscotto, Ward. Se clicco su Sona, notate 73 AD. Cosa mai sarà successo? Non hanno switchato. Quindi abbiamo Sivir Magic Penetration Bottom. La bottom lane è pre-made, ma non mi dà un cazzo di aiuto dal red, che quindi devo smitare. Grazie bottom lane. Già non mi invade, vabbè, non posso saperlo. Meno male che sono startato di red. Poi vado dal mio blu. Jarvan si dirige mid. Ah, è Jarvan col ghost. Sarebbe stato un uno per uno. Però vabbè. Jarvan non ho capito cosa ha fatto. Cioè, mi vede che ho già finito il buff, che ho il red e salta uguale. Non hai escape. Sei nella giungla nemica con il top che sta arrivando. Perché l'hai fatto? Quindi lui muore. Sono su Lee Sin. Cerco di fare quello che posso. Ah, salvati Kennen. Qui c'è stato un terrible flash. L'ho fatto per parargli l'eventuale Q. E non ha funzionato perché l'ha tirata tardi. E qui avremmo potuto prendere il suo red di Jarvan, visto che lui non sta ancora tornando. E cioè, Jarvan sarebbe stato rovinato senza quel red, perché non ha ghost, non ha buff, non ha niente. Vabbè. Ma la mia top lane non ha voluto cooperare, quindi avanti veloce. Bottom lane muore Sona. Io qui sbaglio perché voglio forzare un gank mid, che però non riesce. È così, top, muore. Quindi errore mio. C'è una ward da dal drago. Quindi non posso gankare bottom dal fiume. Vado a stilare i lupi. Vedo che Jarvan è mid, quindi mi fiondo. Con la poca mobility che ho per ora. Allora, Cho'Gath in season 3 mi piace. È più o meno come era in season 2. Quindi va bene. Il fatto del true damage è ottimo. I CC sono buoni. C'è da lasciare i mobility. Basta. Come con Maokai o con altra gente simile. Quindi vediamo un po' cosa mi faccio. Ah, Spirit Stone e i boots e due ward, che userò in maniera inutile proprio. Allora, la top lane è una di queste top lane che io non ho mai visto. Non avevo mai visto da secoli. Cioè che fighta e basta. Da entrambi i lati. Fightano e basta. Nessuno dei due farma. Allora, 23 creep, 32 creep. Ho più creep io. Allora, qui io avrei... Beh, perché useless? Perché ne ho messo una qui, che è una ward offensiva per stilare il buff. E basta. E questa è proprio per stilare... almeno questa dà un minimo di visione. Questa è proprio zero. Il problema è che... Qui avevano una ward, quindi mi hanno visto che ero nel fiume. E hanno detto: no, no, non lo facciamo sto blu finché non se ne va quel pezzo di merda. Quindi niente, non ho potuto stilarlo. Lascio il blu a Syndra. Syndra mi piace come champion, cazzo. Il problema secondo me è, oltre la mancanza di escape, ma neanche tanto, perché alla fine ha uno slow stun e range. Allora qui vado top. Il problema è che sta arrivando anche Gragas. E Syndra non vuole muoversi. Syndra, muoviti, ti prego. Muore da lì, sì. E vaffanculo. Sto cercando di scappare, ma Syndra si muove troppo tardi. Cioè, Syndra si è mossa proprio... Non si è mossa. Si sarebbe potuto fare qualcosa, ma... È rimasta mid quella lì. Non ho capito perché. Quindi schifo. Lo farmo ancora un po'. Ok. Telecamera.
quel minion. Sì, no, in questo game qua non ho lasciato i mobility, non so perché. Sono voluto andare più tankoso possibile. Che qui io vedo che c'è Jarvan, quindi mi dirigo verso il bottom lane, sperando che la mia bottom lane mi dia una mano. Ma c'è anche di Sim bottom. Che cazzo fa di Sim bottom? E quindi muoio. Non ci faceva di Sim bottom. Vai a farmare. Siamo al 12° minuto. E sappiamo che sono lì. E infatti overkill da parte di Sindra. Sarebbe morto di drago. Oh, ti prego, Kennen, uccidi quel corchi, così prendi una killing spree. Buono. La killing spree. Basta, 3 kill. Vabbè, muore. Io intanto sto arrivando. Questi fight sono infiniti. Vai, Magic Penetration Sivir, vai. Fuck, mi manca la Q. Vabbè. Quindi, niente. Oh mio Dio, questa zona è di carta pesta. Non ci sarebbe... Anche se avessi preso quella Q sarebbe morto uguale. Voglio dire, è venuta giù come il burro. L'hanno sciolta. Sto baitando in attesa Crevi Syndra. Fortunatamente prende una kill su il signor di Sin. Ma Gragas si salva con... non lo so quanti ha. 20 tipo. Ghost Jarvan è incazzato. Che sta facendo? Perché si chiude i boots così presto? Vabbè, qua sono io stupido. Addirittura? Vabbè, qui è stato una cagata mia. Fa niente, facciamo finta che non sia successo niente. Purple team's turret has been destroyed. Purple team has slain the dragon. Come? No, Dio, lasciami in pace, grazie, prego. Cosa vuole? Vai via. No, decisamente non faccio. Ma che cazzo? Decisamente no mobility, perché ho fatto la clot armor, quindi che non ha ward. E già una si caga addosso. Vabbè. Ok, qui vedo che sta arrivando Syndra, quindi cerco di dare fastidio a Lee Sin, tankarmi la torre e attirarlo via, come ho fatto adesso. E quindi sì. Boom. Bellissima quell'ultima. Sarà un game lungo. Qui prendiamo un paio di kill bottom. Bello. Poi vedo che stanno arrivando. Aiuto, vi prego. Guardate quanti skill shot che hanno messo a segno. Però poi demasi. Addio, ciao. Hanno mancato. Mancato l'ultimo. No, l'ultimo Greg neanche ce l'aveva. Mancata la E. La Q. Cosa sta facendo Kennen? Cosa fa? Vai back. Ma perché? Ma perché? Boh. Vado top. E guardate il sustain stupido di Lissi. Pronti, Vado. Non prende danno. Sicura più di quello che riceve. Guardate, full vita. C'ha lo shield al 5, per chi non volesse sapere. Ha maxato lo shield. E sta maxando la fuori. Sustain ignorante. Blue team's turret has been destroyed. Ah no, li ho fatti i mobility alla fine. Ah, sto facendo la Aegis. Quindi sì, sto facendo la Aegis. Oddio, povero Kennen. Bellissimo. Si è fermata a ridere. Io manco la Q. Lee Sin morirà. Ha usato lo shield. Ho fatto non stunnarlo. Allora, comunque muore. E poi Gragas rimane fermo. Io non ho visione di Gragas, eh. Ho tirato la Q perché pensavo fosse lì. Ed era lì. Gragas muore. Male. Anche Syndra. E quindi io prendo una bella kill streak di 500 gold. Sono fidato. Sto andando di... andrò di... Perché è andato su Kennen?
Andrò di Wit's End perché, madonna, questo game è stato un po' di imbarazzante, quindi ho deciso, allora li faccio anch'io, item imbarazzanti. E quindi ho fatto la Wit. Senza motivo. Bisogna salvare Kennen, forse, se decide di andare back prima che gli dissini. E invece no. E lui si muore. Ancora il 22esimo minuto, 23esimo. Questo game dura 40 minuti. Che cosa ci fa Corkin? Perché sono tutti nella mia giungla? Oh mio Dio. Pensavo avesse valchiriato per andare lì. What? L'ho fatto. Vabbè. Quindi questa Syndra è fiddata. È l'unica fiddata. 3-6 Kennen. Che sono 4-4. C'è un buon fight. Morirà qualcuno. Ah, maledetto. Flash to flash, ma riesce a scappare. Uno. Invece no. Double kill di Son. Di Son, ma come? Pensa a pushare top. Prendere quello che posso. Rubare quello che posso. Si stanno di Aegis. Diciamo che Cho'Gath è il contrario di Rammus. Perché mentre Rammus prende stats ma ha pochi HP di base, Cho'Gath non ha niente che gli dia stats ma ha gli HP alti anche grazie all'ultimo. Quindi diciamo che evitare possibilmente item che danno HP e pensare alle stats è non meglio, però ha più logica. Comunque quel Jarvan è andato di Frozen Mallet. Non so perché. Non so perché, almeno non so perché è così presto. Vabbè. Frozen Mallet, così. Non abbiamo champion con tutta sta mobility, eh. Syndra, cioè una volta che la slow la prendi con la combo non è che scappa. E neanche Sivir. Beh, Sivir già di più con l'ulti e tutto il resto, però, oddio. Non è un corpo o una costante. Quindi da loro fidato. Oh la madonna, 11-4? 4 col Gragas. Anche Corki è bello grosso. Mio Dio, stanno andando tutti top. Povero Corki. Povero Kennen. Fight in mid. Darwin implode. No, Sona, no. Magic Penetration Sivir. Ecco perché si è fatta lo Ionic Spark. Si fa più danno. Il Kennen è morto da Taric. Come? Come è successo? Qui facciamo il Baron più stupido della nostra vita, però. Questo Baron è incredibilmente stupido. La Sona esploda da un barile del danno di del Baron. Morirà qualcuno. Oh mio Dio, porco. Vai via. Aiuto. Mi sto andando back. Lasciatemi in pace. Il Corki muore. Madonna, Syndra fa di quel burst. Muore anche Kennen. Ma come? Era appena tornato. No, è morto Kennen di nuovo. Kennen è 3-9. Non è neanche la sua forma finale. Che stiamo un red. L'ultimo sono. No. Ma dov'è Syndra? Sta facendo Syndra. Tirando il blu. Oh god. Là. Uccidilo. No, uccidilo. Ti prego, Syndra! Niente. Non aveva l'ulti. Morirà Corco? Sì, dai. Oh mio Dio, sto morendo io. Ma che cazzo hanno i corchi e le loro valchirie? Ma basta! Ma com'è possibile? Vabbè, qui Lissina è un figlio di puttana. World Ultra Wraith Flash Ulti Ignite. Che poi? Neanche la Q ha voluto tirarmi. Ci sarebbe stato un po' più di rispetto se avesse tirato la Q. No, Flash Ignite Ulti. Bastardo. Morirà. Bellissimo tirare così. Non ho mai usato. No, forse in un'area l'ho usata Syndra, però. Non conta. Ed è divertentissimo. Mi piace molto. Qui, vabbè. Qui derpa. Mi ha messo tutti gli skill. Tutti. Li ha messati tutti gli skill. Cioè. Ma non sarebbe scappato uguale, visto che. Hai Frozen Mallet quel tizio.
Gesù. Non so cosa hanno i corchi. Ma tutti io li becco. Cioè, nessuno sa fare una valchiria. È lo stesso corchi che mi sono portato dietro da quando usavo. Cos'è che era? Chi è che sta usando? Malphite. Sì, Malphite, boh, me lo porto dietro da lì. È lo stesso corchi. Vado, qui faccio la più brutta della mia vita. Cerco di scappare sul mio team. Cioè, flash di qua perché voglio scappare di qua. Poi realizzo, ah, il mio team è di qua. Allora scappiamo di qua. Double kill di Syndra. Non farò mai sto Baron. Syndra la GA. Figo. Io sto andando di Bulwark, visto che Gragas è il più fidato, quindi contro gli AP il tempio sgravo è il Bulwark. No, qui ha derpato Gragas. Devo far vedere assolutamente. Assolutamente. Odio tornare indietro nei match. Però vi devo far vedere. Devo mostrare cosa succede. Vediamo che Gragas è lì. Pronto in agguato. Sivir è morta. Flash. Missa la E. Che anche se l'avesse beccata aveva lo scudo. E muore a caso. Da Sona ancora. Sona 4 kill. Era 1-5 e 4-5. Quindi andiamo avanti. E un po' di push. Andiamo a fare il drago. No, perché sta andando dal bar. Si fa cannon bottom. Niente, meno male. Non voglio iniziarlo perché corchi era in base. Io pusho un po'. Ho il mio bulwark. Se no non recalerei, ovviamente. E sto andando di... non ne ho idea. Frozen Mallet. Frozen Earth. Ma non penso. Corchi non è che abbia tutto sto attack speed. Ho fatto la 30. Forse il random è meglio. Per proteggere più gente. Visto che è slow. Vedrò più avanti cosa sto facendo. Visto che non mi ricordo. Tentiamo di raggrupparci e di fightare. C'è Lee Sin a 121 creep. Ma come? Kennen 160 che è quasi accettabile. Ma madonna. Questa rank è cioè, non è un elo L, Non è un elo basso, cioè, un elo 1009, sempre lì siamo. A 1009. Boh. Un'ulti bella, ma io sbaglio la Q. Jarvan viene deletato proprio. Non ho neanche il tempo di urtarlo, che implode. Perché non ha stats, guardate gli item che ha. Che ha stats, ma non ne ha tante. Oddio, che brutta ulti, Kennen. Madonna. A parte che ha ultato solo Taric. E l'ha ultato pure male. Non l'ha neanche preso. Di merda. La differenza principale tra due team è che io sono duro. Che madonna. Quelli sì, ne è proprio un bastardo. Io non ho parole. Cioè, ha messo la ward, ha flashato, ha agitato ed è saltato dentro. Ma io non ho parole. La differenza principale è che io tanco molto di più di quello che fa Jarvan. E il team di Jarvan non lo segue quando lui ingaggia. Vabbè che sono stati ingaggiati loro dall'ulti di Sona, quindi non è che potevano fare granché. Però cioè tipo è proprio imploso quel Jarvan. Anche perché fammi vedere com'è che funziona il Deathfire. Deathfire ah, tutto il danno magico che viene ricevuto dal target. Al target. Quindi non è solo Syndra che fa più danno col Deathfire. Ma anche Kennen fa più danno. Madonna, Kennen. Ma Kennen non aveva l'Arglass. Ah no? Cappello. Ma come? Sei Kennen. Già l'angosta. Devo salvare Sivir a tutti i costi. Forse ce l'ho fatta. Forse no, non lo so. Abbiamo perso Kennen. Sto cercando di scappare. Pegro Syndra, salvati. Morto. Niente, vabbè, scappano tutti. Quello shield di Sivir è stato OP, devo dirlo. Magic Penetration Sivir. Andiamo sta torre. Guardate Jarvan. Vado o non vado? Vado? No, non vado. Fuck this shit. Oh mio dio. Ah, è morto male. Ok, allora possiamo fare un free inhibitor. Go.
Un'altra torre? No. No, andiamo back. Andiamo back. Sto tankando. Sto tankando, basta, non so più tankare. Io vorrei andare back adesso. Sono lì che tentenno. Bah, andiamo back. Vediamo un po'. Ah no, sto facendo il gauntlet. Sto facendo. Che non è proprio ottimale. Visto che... cioè, avere... metterlo su un champion che ha i CD un po' più bassi rende sicuramente meglio che su Cho'Gath. Però, come ho già detto in precedenza, fuck this game. Faccio il DK che voglio. Oh mio Dio, ce l'hanno tutti con me. La madonna. Che cazzo era? Vabbè. Non ho visto Syndra. Sono incazzatissimi. No. Vai, andate. Backdoor. Backdoor. Vai. Se riusciamo a prendere l'inhibitor worthy. L'inhibitor riusciamo. Oddio, prendiamo anche. Prendiamo anche una torre. Abbiamo due torri. Oddio. Che è finito il game. Ma la barra dello spectate mode si è buggata. What? 44 minuti su 87. Questo game non è durato 87 minuti. Tu sei un bugiardo. Basta guardare il sito. Andiamo su Hildebrand. Io sto farmando. Ah sì, ma adesso dovremmo vincere. Io ho dovuto recalare per forza. Mi serviva il gauntlet. E il team avversario non ingaggia. Che cazzo è successo? Si è bloccato tutto. Vabbè, il game è finito. Madonna, che finale di merda. Vabbè. La spectate mode si è buggata. Però questa è stata una victory. Credetemi, sulla parola. Fidatevi. Quindi come al solito, spero il video vi sia piaciuto. Commentate, ratatelo. E finalmente mi è arrivata la partnership con Jimba Network. Non ci posso credere. Quindi spero di fare qualche visualizzazione in più anche grazie a loro. E li ringrazio, sperando che vedano questo video. E quindi ciao ciao.